Vediamo in grafica che cos'è l'invidia. L'invidioso è frustrato dalla felicità e dai successi altrui, bravo, che attribuisce alla fortuna, al caso e dall'ingiustizia. L'invidioso si riconosce da tante piccole cose, ad esempio dal fatto che lui sminuisce quello che c'hai. Tu c'hai un'influenza, ma un corpo di tosse. La colica renale, ma quello sarà un'incagliatura di sangue. Con la febbre, visto? La febbre, no? Come famo noi? Fai così, va. A me fanno ridere quelli che si guardano il battito, quello che fa. E te la sente pure a te. No, mi è successo, stavo a Vienna l'altro giorno per una cosa, no? Così, non sapevo come misurare la febbre perché sono stato male. Ci sono cascato pure io, ho messo l'app del termometro. L'avete visto qualcuno? Cioè, ma non funziona. No, io ho messo 39, dico, oh, 39, lo sapevo, officino. Poi rimetto dentro, 36, lo sapevo. Non c'avevo niente così. Col telefono qua, l'invidioso, è che lui insomma può comprare, non gli va, non può spendere, no. Esci col telefono, fa, ho preso questo, fa. Sta uscito dal negozio, c'è lo scontrino, sta mettendo saccoccia. Lui guarda, fa, ha preso questo. Sai, questi si impallano, no? A questo è il l'F56? Sì, questa volta va via proprio l'immagine. Ma dici, oh, ma se ne leggi, anche perché sono modelli ormai vecchi. Questo qui, stacci attento, questo esplode. Lo sai che ci sono? Lo metti? Esplode sempre di notte. C'è gente che per 5-6 notti è rimasto fissa a guardarsi la vera. Uno ha detto, oh, metto vicino a mia moglie, che cazzo non sai? Tornassi con una cosa buona d'indanno. Hai capito? Che l'invidioso è così, capito? Fai vedere la fidanzata nuova, cioè ti presento la mia fidanzata, no? Lui fa, nuova. Lo sai quante ne ho conosciute? Nuove così. Quando vedete passa uno con una ecco, passa un ragazzo con una bella donna, no? Vediamo una coppia, bella donna, e lui dice, ma guarda quella bella ragazza con che stronzo sta. Sì, ma sta con lui comunque. L'invidioso è tipo un romanziere, si inventa le cose, capito? Si inventa, è tipo Verne, Camilleri, e vacanze in Sardegna. Io dico, no, va in Sardegna. Ancora va in Sardegna, ancora in Sardegna. Con gli stessi soldi vai a Sharm el Sheikh. Vai a Sharm el Sheikh e ti dice ancora vai a Sharm el Sheikh. Chi se si sordi va in Sardegna. Capito? Comunque deve sempre rovinarte. Capito? A me mi è successo, la posso dire sta cosa, la posso dire adesso. Mi è successo con la terza figlia. Io ho fatto un figlio, la terza figlia in età avanzata. Avanzata e trovi sempre il genio, no? Da filosofia. Va. Ma all'età tua fai una figlia. Ma perché? Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Ma come te lo fa fare? Una ragazzina gira per casa, il piacere, tirarla per aria. Sai, io quando avevo il primo figlio, avevo 23 anni, lo tiravo lassù. La seconda figlia, lassù. Questa faccio così. Ah! E la rimetto subito a posto. No? E chi ha a dire? Chi ha di via? Corre per casa. Avete mai avuto una bambina per casa di un anno e mezzo che punta i muri? C'ho un barboncino, quello lì che avete visto è mio, un barboncino, no? Gira per casa, c'ha paura così. Cerca di evitare la ragazzina. Perché sta ragazzina non c'ha una logica. Cammina a cazzo di cane, si può dire in inglese, no? Però è bello gira per casa, la mattina ti alzi con un angelo vicino, con sta bambina, cioè, è una gioia grande, no? Tutto quanto, lei corre e tu gli corri appresso, pia la carrozzina che peserà, pesa una piotta e mezza. Perché poi la madre dentro ci mette tutta la spesa. Io prima mi sono accorto che portavo giù la ragazzina, poi mi sono accorto che pure la spesa tiravo giù. Corri, la ragazzina dorme, tutti arsi. Prima mi ha detto mia moglie, guarda, stava a strozzasse, tutto quanto. Il problema, io ho cominciato a invidiare qua, amico mio. Ha capito che tu da invidiato diventi invidiatore. Ho detto, beato questo che sta a vedere la televisione. Non deve correre appresso a nessuno. Ci avevamo una tensione a casa, lo dico, cioè i bambini miei, così, vivevamo proprio così, tipo, sì, sai, stiamo così, io sto a sete così, te giuro, così, col culo per aria, fa, ragazzina, papparà! L'altro giorno l'ho fermata tipo buffon, perché la ragazzina non c'ha una logica, fa, papà, il gradino, e si butta, una matta!